Alfa Romeo Milano debutta proprio a, perdonate il giro di parole, a Milano, capoluogo lombardo. Siamo alla sede dell'ACI e il nuovo inedito SUV di segmento B di Alfa Romeo è stato finalmente svelato. Una vettura che era deputata a essere chiamata Brennero, poi negli ultimi mesi è stato deciso per il nome Milano. Che cosa ha di particolare? Primo, è la prima elettrica di Alfa Romeo, ma non è solo elettrica, come vedremo, è costruito in Polonia, ma questo non è un problema perché sfrutta la piattaforma CMP Multi Energy di Stellantis ed è stata disegnata e sviluppata in Italia. Il look è molto moderno, a tratti disruptive, con il trilobo completamente ridisegnato, che dà un'idea di novità e di invenzione, di qualcosa di inedito nel panorama d'offerta di Alfa Romeo. Dicevamo, la vettura elettrica in due varianti: standard 156 cavalli, batteria 54 kWh e 240 cavalli, che dà vita alla versione veloce, ma c'è ovviamente una versione ibrida, anzi mild hybrid, con il PureTech, chiamiamolo così, una variante con distribuzione a cinghia, con un motore a 48 volt inserito nella campana del cambio a doppia frizione, 136 cavalli e consumi molto bassi. Diamo un'occhiata al posteriore, che è molto distintivo e probabilmente farà discutere. A me personalmente non dispiace, perché è diverso da quanto siamo abituati nel panorama di B-SUV, che è molto combattuto. La vettura, tra l'altro, è, diciamo, una gemella diversa di Jeep Avenger e Fiat 600, perché è costruita nello stesso stabilimento di TC in Polonia. Occhiata veloce agli interni: troviamo il classico cannocchiale declinato in via digitale e un sistema di infotainment che, basato sul sistema proprietario, però è compatibile col mirroring di Android Auto e CarPlay. E dalla Alfa Romeo Milano al momento è tutto.